Buongiorno a tutti, guardate qua, che meraviglia, un pezzetto di pancetta preparata con la carne dei nostri maiali e ho deciso di prepararci un buon piatto di spaghetti alla matriciana, a modo nostro naturalmente. Guardate qua, che meraviglia. Per me è meraviglia perché è un profumo incredibile e anche frutto di tanto lavoro. Ora faccio sciogliere il grassetto, faccio rosolare i miei pezzetti di pancetta e tra un attimo aggiungo la cipolla. Ho aggiunto la mezza cipollina tagliata così grossolanamente perché poi la leverò. Ho aggiunto un altro pezzettino di cipolla, ora butto giù un pezzetto di peperoncino del nostro orto, ormai quasi finiti. Ci tuffiamo il pomodoro, pomodori di Sardegna. Stiamo per combinare un macello. Un cucchiaino di sale. Non lo uso quasi mai perché io preferisco il peperoncino, ma ultimamente ogni tanto aggiungo una spolverata di pepe bianco. Dico ultimamente che lo sto utilizzando perché fino a, cosa posso dire, 2 anni fa, o anche meno, non usavo mai il pepe. Ho sempre usato solo il peperoncino. Oggi mi va, come dire, mi garba di usarlo. Stavo pensando a Memme e a questa parola che lei utilizzava tantissimo perché ha studiato in Toscana, aveva studiato in Toscana in collegio ad Arezzo e quindi con un'amica stavamo facendo come dire, un censimento di tutte le parole che lei usava, che erano molto ricercate, particolari, tra cui mi garba. A noi ci garba e facciamo così. Foglioline di basilico. Oggi anche un'altra eccezione, sto utilizzando una padella antiaderente perché è sicuramente molto più comoda. Normalmente utilizzo solo quelle in acciaio perché le considero più salutari, anche se questa potrebbe essere una grande e vera scemenza. Il sughetto è pronto, adesso ci caliamo la pasta. Aggiungo una gratatina di grana, semplice, veloce e gustoso. E ricordatevi di togliere la cipolla. Ciao e grazie di aver guardato il video.